insieme a noi mister Cimicata. Buonasera mister, ben trovato su Stadio Radio. Buonasera a tutti voi, buonasera. E allora mister, che tipo di gara è stata? Il presidente Massara parlava anche di troppa pressione sul Praia Tortora. Sì, in effetti diciamo quello che abbiamo subito noi in passato, questa pressione per cercare di fare un risultato, oggi ho visto che l'hanno pagato anche loro, perché forse venendo da una sconfitta volevano vincere a tutti i costi, però forse hanno sbagliato un po' a sbilanciarsi un po' troppo e ha permesso a noi di fare delle ripartenze che in effetti almeno nel primo tempo già potevamo andare con un vantaggio maggiore. Forse un po' per la precipitazione nostra che non ci sembrava nemmeno vero, quindi abbiamo sbagliato. Poi loro sono stati sfortunati anche perché hanno sbagliato due calci di rigore, uno l'ha parato il nostro portiere, il secondo rigore con un altro giocatore, uno l'ha sbagliato Petrone e l'altro invece l'ha mandata fuori. Noi ci abbiamo creduto arrivato a quel punto, no? Che potevamo fare anche la vittoria. Abbiamo cercato sempre di ripartire e qualche volta non abbiamo saputo sfruttare 3 contro 1, 2 contro 1, cercare di punirli ancora maggiormente, forse sarebbe stato anche un po' troppo, però diciamo è stata una gara combattuta, dal punto di vista agonistico insomma è stata abbastanza valida da ambedue le parti. Noi abbiamo fatto la nostra partita, giustamente difendevamo e ripartivamo. Da tenere presente che oggi ho dovuto inventare una formazione perché mi mancava il centrale di difesa, a centrocampo mi mancano due centrocampisti di ruolo, ci siamo arrangiati con ex attaccanti, insomma abbiamo fatto in modo di schierare una formazione che potesse contrastare questo Praia Tortora che sicuramente oggi voleva fare sua la posta. Quanto ha contato però la vostra fame, appunto perché il Cassano è in piena bagarre play-out, poi non so se, ma sicuramente sarà arrivata anche a voi la notizia che oggi la Nuova Rogliano non è scesa in campo, sì. Se le cose, come dire, seguono una certa logica c'è il rischio che un'avversaria già sia praticamente eliminata. Sì, sì, questo è vero. No, diciamo che da quando ero subentrato io non eravamo mai riusciti a vincere una partita per vari motivi. Devo essere sincero, le ultime due, specialmente in casa, meritavamo di fare 6 punti e abbiamo preso un punto. Sembra quasi assurdo dirlo, però è stato così. Oggi forse abbiamo avuto troppa manna dal cielo ed è venuta una vittoria che magari sulla carta non avevamo previsto. Però, diciamo, è giusto, secondo me è un giusto premio per le due partite precedenti che in effetti avevamo fatto solo un punto.